Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuneGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ci ritroviamo a fare assieme una nuova sfida in cui se incontriamo la nuova skin, The Foundation, ovvero The Rock, il video finisce. Mi raccomando ragazzi, per questo video lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. E vi ricordo anche di iscrivervi al secondo canale, Lucas Mele, che è un canale molto più personale, in cui parlo di crescita personale, investimenti, palestra, università, insomma, se volete iscrivervi, link in descrizione. Ok, dicevo, mi rendo conto che molto probabilmente non ci vorrà tanto ad incontrare The Foundation, perché io l'ho già sbloccata, e io praticamente come se non giocassi a Fortnite, quindi sarà molto ridicola come cosa, però... Nel dubbio, noi continuiamo qui a fare la nostra sfida e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Ci accontenteremo di una vittoria, diciamo che questi sono i nostri obiettivi per il momento, come al solito in ogni sfida. Allora, ok, vedo un'altra chest lì, venire a Pinacoli mi dà sempre una grande emozione, devo essere sincero, non credo che mi stancherò mai di scendere qui. Se non fosse che magari in qualche momento in quel tilto, sì, lì potrebbe darsi che io mi scocci. Però per il momento non sto ancora tiltando, eppure ormai il tilt è riuscito da un po'. Quindi mi fa piacere questa cosa. Potrei lanciare granate, tipo? Ma così, a caso, potrebbe funzionare? Non credo, sinceramente. No, infatti, nessuna kill. Va bene, ci ho provato. Iniziamo a scendere, che voglio raccogliere un po' tutte le chest che ci sono. Tra l'altro, io ne ho approfittato per mettermi la Recon Expert, che non so quanto sia rara ancora ora, perché la mia sarà nello shop più volte, però nel dubbio la continuo a flexare, non è un problema. Tra l'altro, quello che mi sembra di aver visto prima era proprio un'altra Recon Expert. Oh, che noia. Va bene. Come preferisci, brother. Mi faccio il giro dall'alto, dai. Serve giusto una finestra. Godo. Era lo stesso tizio di prima che stavo martellando. Cos'è, una Ghoul Trooper? Se non sbaglio, mi sembra di aver visto una Ghoul Trooper. Però vabbè, per ora niente The Foundation. Che mi sembra un'ottima notizia, dirla tutta. Salve. Questo tizio io non mica ho capito dov'è. C'è zero. Vabbè, GG, man. Neanche questa era una Ghoul Trooper, fortunatamente. Vabbè, per ora sta procedendo bene. Poche kill, però restiamo umili. Il nostro obiettivo di oggi è vincere. Non è tanto portarci a casa sta mega win. Quindi va benissimo. Devo trovare velocemente cure però, perché questo sicuro non c'aveva niente. Se n'è andato, non ci ha droppato nulla. Quindi ho seri dubbi che avesse qualcosa. Stesso discorso in realtà per il tizio che ho eliminato in aria. Di cui il loot attualmente credo, boh, sia andato lì? No, infatti non c'aveva granché. Vedo bende, forse sì, vabbè, non me ne faccio nulla. Mi piglio giusto il suo loot, anzi cambio fucile a pompa. Voglio provare l'Ivy, meglio, perché c'è una cosa che non avevo notato dell'Ivy, che sinceramente mi ha scandalizzato, ovvero il fatto che la rosa si chiuda totalmente quando spari, è come se fosse tipo un fucile semiautomatico, devo capirlo meglio, però mi ha dato questa bellissima impressione, ho detto ok, devo provarti meglio caro Ivy. L'hanno cambiato tantissimo dall'ultima versione, decisamente tanto ragazzi. Chest epica? Credo sia la mia prima chest epica di questa season, ma veramente? Wow, stiamo calmi, Ivy Shotgun, ottimo. E un'altra pizza, ne posso portare due, no? Mannaggia. Scappa, Fifone. Questo verrà mentre starò lootando, palese. Lo farei anch'io fossi lui. Però devo capire bene dove stanno sparando. Siamo in 4, non siamo tanti. Quindi volendo, qualcheduno, se lo spottiamo, lo sparo volentieri. Non so se conviene utilizzare i materiali per fargli finire i proiettili, sinceramente. Sono morto? GG, va bene. Allora, sul nostro solito tetto sta tipo una pistola, che non è un'ottima notizia a dirla tutta. Posso... Ci ho provato. Magari... Vabbè, diciamo che ci sono andato vicino, potevo metterci più impegno. Ok. Vediamo un attimo di ammarcirgli tanta pazienza, dai boys, perché dobbiamo cercare di vincere e di portarci a casa un game senza trovare The Foundation. La partita scorsa siamo stati cioè, fortunati, ma non significa che saremo ancora altrettanto fortunati, quindi cerchiamo di stare attenti. Personalmente qua non sento nessuno, credo di dover uscire per effettivamente iniziare a incontrare qualcuno. Ah, pozze piccole.
scherzavo. L'ho detto, mi sono trovato con due nemici addosso. Famo uno. Mi sta attento che ho sentito uno sopra con la... con un'arma. Ma che... ma quella skull è un bot? Mi hanno dato la kill a caso. Va bene. Cavolo, qua sotto sono affaitato e brutto. Devo allontanarmi immediatamente. La zona troppo agitata. Abbiamo attirato troppo l'attenzione, secondo me. Ma non c'era nessun The Foundation, nessun The Rock, eh? Vado tranquillo. Guarda, se riuscissi a trovare giusto qualche altro materialino in più, starei molto più a mio agio, no, eh? Qua il palazzo sta a terra. Per salire devo usare dei materiali. Vabbè. Famo così. Mi sembra di averla ripulita, Pinnacoli. Non mi avrei portasiccia, però... apparentemente. Sì, ragazzi, credo che abbiamo pulito Pinnacoli. Forse tornerà qualcun altro, ma... verrà sicuramente da fuori. Pinnacoli ora è pulita. 1, 2 e 3. Ok, vediamo. Ragazzi, se mi avesse eliminato, credo che avrei urlato così forte che mi avrebbero sentito in qualunque paese del mondo. Ok. Ok. Cringe. Mira veramente penosa, ma ok. Allora, famo così. Sì, credo sia meglio portarci la pizza con noi. Dai che prendo la rift. Dai che prendo la rift. Dov'era? Qua? Ok. Vediamo un attimo la situazione. Per ora nessun The Foundation, nessun The Rock in zona, quindi mi sento a mio agio. Ho uno Spider-Man in zona. Non dovrebbe notarmi, dai. Magari non mi nota nessuno. Chi noterebbe degli pneumatici che si muovono per la mappa? Questo tizio è morto. Questo tizio è seriamente morto, ragazzi. Mi stava saltando per venirmi a prendere con le ragnatele e è caduto. Ok. Ragnatele. Ragnatele, grazie. E tutta sta roba me la sparo immediatamente, senza pensarci. Credo che quei due siano gli ultimi rimasti. Calmi. Vabbè. Guarda come muoio. Ah, ultimo colpo. GG. GG, non ci posso credere, ragazzi, con 40 di vita! È incredibile come io, nonostante perda sempre nelle stesse zone, mi riduca sempre a tornare nelle stesse zone. Veramente, è geniale. Ma a parte che questo è The Foundation!